Siamo con Basilio Lembo Luscari, capogruppo della maggioranza del Consiglio Comunale di Gioiosa Marea e nonché anche assessore di beni comuni, risorse umane, processi partecipativi, ecologia ed ambiente e sistemi informatici. Siete reduci da un Consiglio Comunale abbastanza travagliato, quello di ieri sera, durante il quale si è discusso come punto all'ordine del giorno c'era l'approvazione del bilancio. Bilancio che peraltro non è stato approvato. Cosa ci vuole dichiarare in proposito? Ma io ritengo che ieri sera sia stato compiuto un grave atto di irresponsabilità, soprattutto nei confronti della cittadinanza, perché è stato un bilancio che non è stato approvato senza, non con un voto negativo, ma è stato approvato con 7 voti di astensione. E cioè ci sono stati 7 consiglieri che non hanno avuto il coraggio politico di prendersi le responsabilità di fronte alla cittadinanza. E che infatti si sono astenuti solo per delle piccole, diciamo, motivazioni a carattere politico, personale, che nulla hanno a che vedere con la politica, che ritengo sia invece interessarsi dei problemi della gente, del territorio, e non quello là di andare a strumentalizzare. L'unica obiezione che hanno di fatti potuto trovare è stata quella che il bilancio è stato portato in consiglio il 25 novembre. Ma questi consiglieri si sono svegliati, mi riferisco soprattutto agli ex facenti parte della maggioranza, che hanno condiviso con noi tutto fino al giorno prima del Consiglio Comunale, il consigliere Pizzo che ha condiviso con noi questo bilancio comunale Ecco, fino a... perché vorrei sapere, scusi se la interrompo, proprio chi è stato che si è opposto esattamente, perché sono stati 7 voti a favore e 7 astenuti, neanche, non è stata nemmeno una vera e propria opposizione, ma proprio un'astensione. E infatti si sono astenuti i 4 consiglieri presenti della minoranza più i 3 ex consiglieri della maggioranza. Come dicevo, intanto il presidente che non ha mai fatto dichiarazione di uscire dalla maggioranza e che invece ieri sera ha votato contro questo bilancio, sempre con l'unica motivazione che il bilancio è stato presentato il 25 novembre. Perché dal punto di vista tecnico non ha sicuramente né lui e nemmeno gli altri potuto riscontrare nulla, perché saremmo stati per esempio ben felici se loro avessero mosso dei rilievi tecnici, se avessero trovato o avessero riscontrato problemi sugli equilibri di bilancio, sulle voci scritte in bilancio. Invece è chiaro ed evidente che è stata solo una motivazione, possiamo dire anche futile, perché... questo discorso che il bilancio è stato approvato il 25 novembre è una cosa che riguarda la generalità quasi dei comuni siciliani, se non italiani, perché attraversiamo, come dicevo ieri sera in Consiglio Comunale, attraversiamo un periodo di incertezza, nel senso che la Regione Siciliana ancora oggi non ci ha dato i dati ufficiali dei trasferimenti, ma abbiamo solo dei dati ufficiosi. E se noi vogliamo andare a redigere un bilancio che sia veritiero, reale, non possiamo non tener conto di questo. Certo, C'è ci un vuole del bilancio. tempo per prepararlo, per preparare la proposta, che fra l'altro perché sia la proposta che anche gli emendamenti erano stati approvati, per cui probabilmente nessuno si aspettava che poi alla fine ci sarebbe stata questa astensione. No, infatti io anche nella dichiarazione di voto ieri sera l'ho detto, mi sono rammaricato di questo, anche perché, ripeto, la legge è fatta di modo che la giunta predispone un bilancio, che il consiglio comunale, che è l'istituto di programmazione, fa gli emendamenti, lo modifica come è stato fatto, presenta degli emendamenti, li abbiamo approvati, ma dopodiché il bilancio si approva, perché il bilancio non è il bilancio della maggioranza o dell'opposizione o di chi fa strumentalizzazione, ma è il bilancio del paese. Di tutti, Serve a dare certo. risposte ai cittadini che hanno necessità e che invece adesso avranno delle difficoltà. Perché? Perché con la mancata approvazione del bilancio comunale intanto non potranno essere assunti i mutui che avevamo programmato, il mutuo per la fognatura in una zona della frazione San Giorgio, Santa Margherita, Cicero, che da anni attendono i cittadini. Molto probabilmente non si potrà manco accendere il mutuo per il campetto sportivo che avevamo programmato a San Giorgio, nella frazione San Giorgio, che è rimasta senza un impianto sportivo perché è stato eroso dal mare. Ci saranno difficoltà nei pagamenti, molte ditte che ci hanno fatto i lavori
non potranno più essere pagati, comprese quelle che ci hanno fatto le forniture, ci saranno problemi negli stipendi, molto probabilmente non potranno essere più realizzate o verranno rimandate quei servizi che noi riteniamo essenziali, tipo il trasporto alunni, tipo l'assistenza a domiciliare anziani, la mensa e anche un'altra serie di... Non potranno più essere pagati gli stipendi ai dipendenti comunali, quindi è tutta una serie di Ecco, ma problematiche. proprio quali saranno anche le conseguenze per il Consiglio Comunale? Fra l'altro poi la seduta di ieri sera è stata portata avanti fino a un certo punto, poi la seconda metà si svolgerà, se non erro, il 2 dicembre, sempre alle 17 all'auditorium, o ci saranno variazioni? Sì, sarà non alle 17, sarà alle 15, Alle alle 15 15. del 2 dicembre, seduta nella quale appunto avevamo anche, c'è all'ordine del giorno l'assunzione del mutuo, che a questo punto credo salti, perché non avendo il bilancio il mutuo non può essere acceso con la Cassa Depositi e Prestiti e quindi non si potranno realizzare le fognature che dicevo prima. Dal punto di vista tecnico io non lo so, ma leggendo un pochettino qualche ordinanza, l'articolo 109 bis degli enti locali, dell'ordinamento enti locali, recita che in caso di mancata approvazione si avviano le procedure dello scioglimento del Consiglio Comunale e il bilancio viene approvato da un commissario. Quindi in questo caso il Consiglio viene esautorato da quelle che sono le sue competenze e questo è anche un danno, secondo me, dal punto di vista dell'immagine del Consiglio Comunale. Certo, perché a quel punto poi resta il sindaco in carica e Cioè, poi quella che dovrebbe essere la funzione svolta da più persone, cioè un consiglio comunale eletto ovviamente dalla cittadinanza, invece verrà svolto da un commissario esterno che quindi si arrogherà comunque il diritto di approvare o meno quello che viene proposto dal sindaco, quindi è un danno ovviamente non indifferente per la comunità. comunque è una persona esterna, è uno che non conosce il paese, cioè non è la stessa cosa del Consiglio Comunale. Ma voi avevate un po' il sospetto, perché comunque ricordiamo, allora chi si è astenuto sono comunque due consiglieri indipendenti che già avevano dichiarato l'indipendenza, Rosi Di Nardo e Giusy Pizzo, e che prima facevano parte della maggioranza, il presidente che faceva parte della maggioranza e poi i quattro elementi dell'opposizione. Si era un po', cioè si sentiva nell'aria qualche cosa, avevate immaginato che potesse esserci. Anche se poi appunto c'era stata questa approvazione generale degli emendamenti, della proposta, per cui magari il sospetto un po' si era allontanato, ma avevate immaginato che potesse profilarsi uno scenario simile oppure no? Ma veramente, onestamente, io penso di no. Noi non avevamo immaginato una cosa del genere, perché come dicevo prima, intanto il Presidente del Consiglio non è mai venuto a fare rimostranze, diciamo così, tra virgolette, né sulla data di presentazione del bilancio, cioè né mai è venuto a spingere, a chiedere di velocizzare la presentazione del bilancio. E soprattutto dal punto di vista, soprattutto il neo consigliere indipendente Pizzo, che proclama nell'uscita dalla maggioranza di voler bene al paese, la tanta decantata bene del paese, cioè noi veramente non ci aspettavamo una situazione del genere. Perché se parli del bene del paese, se parli di voler votare le proposte in modo fattivo, propositivo, nell'interesse della comunità, sicuramente questo non voto non va in questa direzione e quindi non ce l'aspettavamo. Si può capire da un certo punto di vista, diciamo, politico l'astensione della minoranza, ma questi due della maggioranza, no, onestamente non ce l'aspettavamo. Va bene, quindi attenderemo, vedremo un po' quelli che saranno gli esiti anche della seconda parte del Consiglio e poi successivamente i provvedimenti che si prenderanno, ovviamente augurandoci che si risolva un po' la situazione anche per tutta la cittadinanza. Comunque ringraziamo Grazie a l'assessore. voi.